Dopo lo spettacolare evento organizzato per presentare il Kinect, è arrivato finalmente il momento dell'attesa conferenza di Microsoft. Per chi avesse qualche dubbio dopo i cuccioli e le gare sui canotti della sera precedente, ecco arrivare a fugarli niente meno che Mark Lamia, che a nome di Treyarch presenta la platea Call of Duty Black Ops. Il livello inedito giocato dal vivo vede l'utente muovere i passi verso una solata radura circondata da una lussureggiante foresta, confermando l'ottima realizzazione tecnica a cui ci ha abituati la serie. Ciliegina sulla torta, l'annuncio di un'esclusiva temporale che vedrà uscire su Xbox 360, DLC e Map Pack in anticipo rispetto alle controparti per la console Sony, questo fino al 2012. Dopo l'annuncio allo scorso E3, finalmente si rivede il tanto atteso Metal Gear Solid Rising. Sul palco c'è Hideo Kojima, il quale introduce il suo pupillo, il producer Shigenobu Matsuyama. Il trailer di presentazione ha stupito il pubblico in sala. Raiden è un cyborg ninja veloce e letale, che grazie alla sua spada elettrica trancia in due un robot di grosse dimensioni e ne strappa via le viscere meccaniche. Il motto del gioco è Cut and Take. L'erede della storica saga può tagliare qualsiasi cosa appartenente allo scenario e ovviamente i nemici. L'aspetto più interessante è la possibilità di poter scegliere l'inclinazione della spada, in modo da effettuare un taglio ben preciso. Non è mancata l'ennesima Kojimata. Sempre per solleticare l'appetito degli hardcore gamer, ecco il mastodontico Marcus Phoenix, con tre compagni tra cui la bella Nia, occupare lo schermo per una demo giocata della modalità cooperativa di Gears of War 3. L'impressione è quella di assistere ad un action movie tra i più coinvolgenti, con fiumi di proiettili che invadono lo schermo e nuovi tentacolati nemici. Sul palco è la volta di Peter Molyneux e di Fable 3. Bisognerà aspettare il 26 ottobre per guidare il popolo in una rivoluzione, tesa ad acquisire il trono del regno di Albion. Un regno che pare ancora più bello grazie ai progressi fatti sul fronte tecnico. Una delle sorprese della conferenza è stata senza dubbio la presentazione di un titolo in collaborazione tra Microsoft Game Studios e Crytek. Il nome provvisorio è Codename Kingdoms. Un altro Marcus si presenta all'audience, questa volta in carne ed ossa. Si tratta di Marcus Leto di Bungie, che dopo i ringraziamenti ai giocatori per il costante supporto, spiega come Halo Reach sia il progetto più ambizioso della software house. L'ampio orizzonte è solcato da spettacolari esplosioni che fanno da cornice ad un gameplay ormai diventato il marchio di fabbrica della fortunatissima serie simbolo del gaming targato Microsoft. Si intravedono, durante le immagini della campagna in singolo, le varie classi che già abbiamo imparato a conoscere giocando alla beta multiplayer. Inedita invece una sequenza di combattimento spaziale nella quale il giocatore sembrava controllare direttamente i movimenti della navetta. Aspettiamo nuove informazioni in questo senso. Che la versione slim della console Microsoft fosse addirittura d'arrivo non era certo un mistero. Questo non ha però impedito a Don Matrick di presentare alla platea la nuova versione della 360 dotata di Wi-Fi integrato ed hard disk da 250 GB. In spedizione proprio in questi giorni ai distributori che la venderanno a $299. La conferenza Microsoft non è solo gaming, anzi, un'ampia parte è stata dedicata alle altre possibilità offerte dall'Xbox 360, tra le quali una feature tutta dedicata agli americani, frutto di un accordo con ESPN, che permette agli utenti Gold di usufruire gratuitamente dei contenuti del canale sportivo e di diversi extra pensati esplicitamente per l'interazione con la console. Era lecito aspettarsi un approfondimento sul neonato Kinect e le sue diverse funzioni. Viene mostrata la dashboard navigabile a gesti ed il video Kinect, uno Skype made in Microsoft, che permette di videochiamare i propri amici di Xbox Live e quelli appartenenti a Windows Live Messenger. È poi il momento di Kudo Tsunoda e l'approfondimento sui titoli dedicati a Kinect. Nello speciale di ieri abbiamo trattato l'intera lineup della nuova periferica. I giochi non saranno scaricabili, ma arriveranno nella classica confezione retail. La notizia più importante riguarda la data d'uscita dell'innovativa periferica, fissata per il 4 novembre, ma non è ancora stato rivelato il prezzo di vendita. Durante la carrellata di titoli è stata presentata un'esclusiva da parte di Ubisoft, Your Shape Fitness Evolved.
A sorpresa sale sul palco Dan Greenwald. Molti si aspettavano un improbabile annuncio di Forza Motorsport 4. In realtà, il leader di Turn 10 ha presentato la versione cinetica di Forza 3. Il sistema di guida è pressoché identico a quello visto in Joyride. La differenza sta nel fatto che ora potremmo camminare attorno alla macchina, esaminare i punti chiave con la mano ed entrare nell'abitacolo aprendo la portiera come nella realtà. Questa nuova feature dovrebbe essere rilasciata come contenuto scaricabile nel 2011. La conferenza Microsoft si è conclusa lasciando i gamer con un po' di amaro in bocca. A fronte di una prima mezz'ora esplosiva, si contrappone il resto della conferenza completamente incentrato sul nuovo Kinect e la sua lineup. Senza dubbio ricca e soddisfacente per chi pensa all'Xbox 360 come qualcosa di più di una semplice macchina da gioco, ma poco interessante per i giocatori più incalliti, a quali poco importa dei cuccioli di tigre o di mantenersi in forma ogni giorno. Senza dubbio, abbissare il successo dell'anno scorso non era semplice, ed i titoli mostrati rimangono comunque interessanti, in particolar modo la nuova proprietà intellettuale di Crytek, di cui non vediamo l'ora di darvi nuove informazioni. Restate sintonizzati con noi per gli approfondimenti dei prossimi giorni.